Tutto così, già sapete. Oggi sto pure a 3.000. Faccio auguri a mamma, oggi è il compleanno suo. Ti immagini 3 minuti così? Ci ho pensato perché dicevo 3 minuti zitto sulla Rai. Sono tipo sportivo io, si vede? Ma voi non è che state tanto meglio, eh? Poi c'è Sassin, hai visto quanto è forte? Ho deciso che lo devo batte. Mi sono iscritto al corso di tennis sotto casa mia. Fatta la prima lezione. Il maestro mi ha fatto fare dritto e rovescio, dritto e rovescio. Ha detto che sono bravissimo. Ha detto che quest'altro mese mi fa provare pure la racchetta. Ma com'è? Ridete fuori tempo? Cioè uno studia, scrive battute, scrive monologhi, ci passa una vita. Poi la gente ride quando non dici niente. Te ci capisci, io no. Da ragazzino mio padre tutte le domeniche mattine mi portava sempre dai nonni e poi mi veniva a riprendere a mezzanotte. Solo che io mi rompo le palle a stare tutto il giorno al cimitero. È bello che mi viene da ridere pure per a me, no? Ma io so pure quella dopo, allora. Certe volte non so se è stata ridere perché mi fa ridere o se mi è stata a piave. C'è stata una l'altro giorno sull'autobus, venuta vicino, mi guarda, mi fa: signore, si deve alzare, mi deve cedere il posto, sono incinta. Io ho detto: mica sono stato io. Ha capito pure lui, io. Ma mi ha riso fino a mo'. Quella dopo me la ricordo. Capita, eh. Mi sono comprato il cane. Ce l'avete pure voi? Ma io mi sono fatto quello intelligente. Pensa, gli tiro il bastone e lui mi convince a andare alla PA.
È talmente intelligente il cane mio che io faccio tutto quello che fa lui. Lui magna, io magno. Lui beve, io bevo. Lui se lecca le palle, io rosico.